Alla Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani, puoi scegliere tra i migliori vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, lo Spumante 1.6 Armonia, il Vincot e tanto altro. Per info 0376 61 81 18. È stata una partita difficile, lo sapevamo che la partita... Al di là che non sapevamo come potessero giocare, sotto certi punti di vista ci ha sorpreso questo assetto tattico, però siamo stati bravi a porre rimedio subito. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ovvio che la pressione loro era difficile da superare, perché comunque quando si difendevano 5-4-1 chiudevano molto il dentro, anche se dentro noi potevamo sfruttarlo meglio. Il secondo tempo, a inizio secondo tempo, prima del gol, abbiamo fatto bene e potevamo sfruttare qualche possibile occasione in più, però dai, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, anche in svantaggio, siamo stati premiati anche con un pizzico di fortuna, perché il primo gol è un po' fortunato e sono contento così, perché comunque alla lunga, come dico sempre, se uno insiste, alla fine i risultati vengono. Sono contento, ovvio che non dobbiamo pensare che sia stata una delle nostre migliori partite, però più andiamo avanti più diventeranno difficili, perché comunque le squadre si preparano e cercano di capire dove possono colpirci, e oggi quando ci rubavano palla a volte nel ripartire ci davano fastidio. Però credo che alla fine poi la vittoria sia stata meritata, perché secondo tempo anche in svantaggio non abbiamo mai perso la pazienza, mai perso le distanze e abbiamo cercato di entrare giocando, abbiamo fatto anche su calcio piazzato, ci siamo andati vicini parecchie volte, quindi io credo che alla fine il risultato sia giusto, anche se non, la prestazione a mio avviso poteva essere migliore, però sono contento, mi prendo questa vittoria perché so che poi ci si può lavorare. Ecco, dal punto di vista della prestazione ti aspettavi qualcosa in più rispetto alla partita di Gusto? No, sinceramente l'hanno interpretata bene, è che adesso si trovano sempre meno spazi perché le squadre vengono qua per difendersi e ripartire, cioè è inutile girarci intorno, è così. E quando noi abbassiamo un po', ma non per l'atteggiamento, ma abbassiamo perché magari facciamo qualche scelta sbagliata, qualche gesto tecnico sbagliato, rischiamo qualcosa. Però poi a livello di proposta credo che i giocatori abbiano provato a fare le cose fino in fondo, e come dicevo prima l'abbiamo fatto anche nei momenti di difficoltà, perché su 1-0 magari si potevano perdere le distanze, si poteva cominciare a tirare il pallone in mezzo, invece con calma. E poi ho cercato di mettere più attaccanti possibili davanti e ci è andata bene, dai, stavolta. La scelta di Suárez? La scelta di Suárez perché sapevo che sarebbero venuti qua e per mettersi là e darci fastidio sulle ripartenze. E Suárez, come tutti gli altri, è un giocatore titolare secondo me. So quello che mi dà in fase di impostazione. Ha fatto una buona partita assolutamente, perché lui comunque è uno che di calcio ne sa, anche per esperienza che ha, è stato quello in realtà. E come dicevo, avevo tanti dubbi, sono sincero, però poi i ragazzi mi rispondono bene, quelli che entrano, perché Mensah secondo me è entrato benissimo, ha dato anche una svolta a livello di linguaggio del corpo, perché comunque il pallone si buttava scivolato sul portiere, quindi quelle cose secondo me un po' trascinano gli altri, soprattutto i giovani. E poi tutti quelli che sono entrati, comunque Visare, Giacomelli, Celesia, Bragantini, secondo me sono entrati molto molto bene. E questo ci fa ben sperare, perché abbiamo altre due partite ravvicinate, abbiamo qualche acciacco, adesso bisogna vedere Panizzi. Però sono soddisfatto, anche se non sono mai contento, quindi cercherò di lavorare sulle cose che non sono andate, però l'idea di fare la partita ce l'abbiamo avuta sempre, quindi per questo vi l'ho anche detto a fine partita, ragazzi, di continuare, che poi alla fine, alla lunga, i valori vengono fuori. Io non ho visto neanche un gol dei miei, sono sincero. Il secondo stavo bestemmiando, scusate se stavo imprecando contro l'assistente, non ho visto il gol di Giacomelli, proprio non so cosa è successo. Invece quello di Celesia mi stavo girando perché stavo cercando per non fare ripartire su calcio d'angolo, invece Celesia ha tirato, l'ha toccata non so chi. Vabbè, Celesia se ne è preso il gol volentieri, dai. Però sono contento anche per lui, perché comunque è un ragazzo che ha giocato poco, un ragazzo che si impegna tantissimo, un ragazzo molto molto intelligente tra l'altro, che quando sono giovani vorrebbero giocare, però lui è consapevole che è importante nonostante abbia giocato molto meno degli altri, e quindi sono contento che sia entrato e abbia dato una grossa mano anche lui. Dovrei chiederlo a Botturi, che è amante del Mantova, tu ci credi ai segnali, piccoli o grandi che siano?
Ma io credo che comunque la perseveranza in questo sport è importante. La mia squadra ci ha provato e perché ha seguito la partita seguendo il nostro stile, la nostra idea di gioco. Io sono disposto a perdere le partite, non lo stile, perché le partite, anche se ne perdi una o due, c'è sempre rimedio. È che se perdi lo stile, l'idea, quella poi non la recuperi più. Quindi io sono contento perché comunque è stata una partita che anche gli episodi l'ha cambiata. Però c'è la preparazione, secondo me, di tutto il primo tempo che abbiamo provato a giocare sempre. Il secondo tempo non abbiamo mai perso la testa, quindi abbiamo giocato. Quello, secondo me, porta poi alla fine a qualcosa ti porta. Può essere la prima svolta del campionato, mister, secondo me? No, sicuro che siamo là davanti. E non facciamo bilanci, facciamo niente, però noi ci siamo ripromessi questo, ci guardiamo spesso in faccia nello spogliatoio, parliamo spesso. Ho dei ragazzi molto, molto attivi e condividiamo tanto e l'idea è quella di giocarcela. Non ci sentiamo sicuramente più forti del campionato, però ci sentiamo forti di un'idea, ci sentiamo forti di un'identità, ci sentiamo forti della piazza che abbiamo alle spalle. Sentiamo le responsabilità e cominciano a sentirsi, secondo me, anche nei legami quando giochiamo, perché non è facile, perché sappiamo che la gente adesso comincia ad aspettarsi qualcosa, lo si sente da qualche mugno ogni tanto, ho fatto calcio da tanti anni e lo so come va. E, però non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, che è quello di crescere ogni partita. E secondo me oggi, anche pur non avendo fatto una partita pulitissima, siamo stati molto sporchi a volte nella gestione della palla, l'idea era sempre quella di proporre, siccome a loro dico sempre di non preoccuparsi che l'errore fa parte del gioco. E lo sono andati avanti fino in fondo, secondo me stasera sono stati premiati. Alla cantina di Quistello, da sempre la cantina dei Mantovani, puoi scegliere tra i migliori vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, lo Spumante 1.6 Armonia, il Vincot e tanto altro. Per info 0376 61 81 18.